Un saluto a tutti quanti i nostri amici di Android Blog. Quest'oggi stiamo facendo un versus interessante tra il Samsung Galaxy Note e l'HTC Scribe HD. Perché stiamo facendo questo versus tra questi due dispositivi? Fondamentalmente perché l'HTC Scribe HD è l'unico telefono forse che implementa qualche funzionalità e l'utilizzo della penna, quindi come proprio sul Galaxy Note. Naturalmente non siamo sugli stessi livelli, ma Alcatel ha voluto provare un'entrata sul mercato anche da questo punto di vista e mi sembra giusto metterlo a confronto con chi invece è il re del mercato come il Samsung Galaxy Note 3. Quindi direi allora di andare, vi ho fatto vedere questo perché così posso andare a estrarre la pennina, togliamo tutto, estraiamo quindi la pennina e sicuramente è più comoda invece la pennina sul Note che si estrae tramite questa feature. Quindi toglierei a questo punto la penna, la metterei da una parte dall'altra. E alla fine andremo a vedere anche l'utilizzo di queste due penne. Parlando invece in modo generale, direi che guardate un pochino la differenza tra i due dispositivi. È davvero, davvero minima, ma il Note ha uno schermo nettamente più ampio. Soprattutto lo Scribe ha questa fascia inferiore che non viene sfruttata perché i tasti sono sullo schermo e quindi tende a ridurre ancora di più lo schermo. Quindi non proprio una ottimizzazione dello spazio da parte di Alcatel così efficiente. Vabbè, detto questo, direi di parlare allora di ricezione. L'Alcatel è dual SIM, il Samsung è una monosim, ma non abbiamo nessun problema, nessuno dei due tipi. Infatti, sia sull'HTTP che su Samsung la ricezione è buona e anche il wifi hanno un'ottima ricezione, quindi nessun tipo di problema da questo punto di vista. A questo punto allora quindi direi di andare a fare ulteriori prove, per esempio di andare a provare per esempio il GPS, vediamo un po' se lo lascio attivo. Sì, lo lascio attivo, lo apriamo. Purtroppo status GPS sul Galaxy Note 3 alle volte mi crasha, non so perché, spero che oggi non lo faccia. Comunque vediamo un pochino come si comportano i due telefoni. Il Note già vede 23 satelliti, invece l'Alcatel purtroppo per ora non vede ancora nulla. Diamo qualche altro secondo allora ai due telefoni e dopodiché direi di togliere la prova. Diciamo che vince il Note. Ecco, il Note ha deciso di togliersi da solo, visto che ogni tanto purtroppo questa applicazione crasha. Diciamo che vince il Note, ma anche sul Note mi aspettavo un aggancio più rapido. Questa è la massima luminosità dei due telefoni. Sicuramente la luminosità e lo schermo, sia per la risoluzione e sia per la luminosità e la gestione dei colori, va a vantaggio di Samsung. Ma lo schermo lo andrei a vedere proprio sul campo e proprio su The Verge. Andrei quindi, stavo vedendo alcune cose su The Verge, lo andiamo a ricaricare su tutti e due, The Verge, nel frattempo sta già andando sul Samsung, eccolo qua, lo troviamo anche per il Note, per lo Scribe, vediamo un po' il Note che è già arrivato come va, direi davvero nessun tipo di problema, rapidissimo, fluido, bello, bello reattivo, nessun problema. Per quanto riguarda invece, scusatemi, ho sbagliato a cliccare, quella sinistra secondo me ha meno sensibilità. Andando invece a utilizzare l'HTC Scribe HD, vediamo un pochino adesso invece cosa succede, come va il dispositivo. Vedete quanto mangia allo schermo? C'è proprio una fascia di tasti più un'altra fascia del browser che vanno a mangiare schermo al dispositivo, che alla fine credo che diventi un 4 pollici e mezzo più o meno, non di più. Comunque, detto questo, il browser, anche per quanto riguarda l'HTML Scribe, direi che non c'è davvero nessun tipo di problema. Ora volevo far vedere la differenza di display andando a fare, ecco, prendiamo questa qui, andando a fare questa, ecco, facciamo un doppio tap qui, ne facciamo un altro qui e innanzitutto guardate
la luminosità, mi avvicino anche alla camera. La luminosità è sicuramente a vantaggio di Samsung, ma guardate come da questa posizione della camera riusciate più sicuramente a vedere, a leggere lo schermo del Note, sia perché vabbè, è leggermente più grande e c'è una maggiore luminosità, ma sia perché è maggiormente definito e quindi le scritte vengono a leggersi sicuramente meglio. Quindi un punto a vantaggio del Note, sia, anzi due punti, sia per il browser che per che per lo schermo, ma per il browser più che altro perché ci sono quelle fasce, ripeto ancora una volta, quelle fasce che ci sono sull'HDR, che secondo me sono davvero un qualcosa di sciocco, di tutto questo spazio che c'è qua sotto. Non capisco perché i tasti non potevano essere messi qui fisici e lasciare tutto lo spazio sullo schermo. Comunque, devo dire che tolto questo, il browser funziona bene, anche lo schermo HD è più che sufficiente e consono per il dispositivo. Detto questo, allora andrei a parlare di email, già che ci stiamo. Apriamo la mail. Com'è possibile che non c'è nessun messaggio? Un attimo. Si sarà sprogrammato qualcosa, vediamo un po'. Cosa può essere successo? Ah, ecco qua. Ok, si era un attimo. Si era un attimo bloccato, ora è ripartito l'email. Apriamo anche sul Samsung. Facciamo sì, vabbè, questa di prezzo felice, dai, non penso sia un problema. Ecco qua. La differenza è questa, che lo schermo, essendo più ampio, quello, scusatemi, del Note, riesce a e anche proprio la Samsung è riuscita ad ottimizzare al meglio la mail, che riusciamo quasi a rimpicciolire del tutto. Mentre vedete, non riesco a fare la stessa cosa con con l'HTML. Per il resto invece funzionano molto molto bene tutte e due, e qualsiasi account che andiamo a sincronizzare, ne ho provati 3-4. Bene, detto questo, allora vi dico già che, senza che facciamo la prova, che quando andiamo a collegare con questo cavo la chiavetta funziona su tutti e due i telefoni e non abbiamo alcun tipo di problema, quindi sono entrambi USB host. Quindi allora a questo punto direi di andare a fare le ultime due o tre prove. La prima è più che una prova, è una consacrazione per il Note, perché l'uso della penna secondo me sul Note è di livello eccelso. Infatti, quando noi andiamo a cliccare con il Note così, abbiamo possibilità di fare memo rapido. Vi invito in questo caso a vedere il mio focus sulla S Pen che ho fatto, così potete vedere tutte le possibilità che si possono fare con la penna. Ora non sto qua a ricapitolarle, se no dovrei fare un altro focus e starei qui un'altra ventina di minuti, mezz'oretta a parlare con voi, non voglio tediarvi ulteriormente. E dicevo, c'è il memo rapido per prendere gli appunti al volo, andare a scrivere in rubrica i numeri, chiamare direttamente cerchia web a mano libera, album ritagli per ritagliare porzioni dello schermo e andare a poi editarle, scrittura a schermo, Expander per ricercare, funzioni penna per aprire alcune applicazioni che possono essere sfruttate solo tramite la penna, e sono delle finestre flottanti che si aprono a mezzo schermo, dipende da come la apriamo o dalla dimensione che vogliamo noi. Poi abbiamo la Scratchbook, che è un tool, un editor avanzato di disegno, e le Snot classico, le Snot che ci permette di disegnare, mentre l'Alcatel ha semplicemente uno Scribe Note che è una sorta di S Note, ma non è proprio così. Non è proprio così. Infatti, quando noi andiamo a aprire, facciamo più, scegliamo così, ecco. Innanzitutto, con Note abbiamo molta più precisione, perché possiamo fare un tratto maggiore, uno minore, e in base a come noi andiamo a premere. Ora io scrivo malissimo, quindi non ci fate caso, magari qui mi sono anche poco impegnato. Proviamo a scrivere una cosa un po' in più intelligente, per esempio proviamo a scrivere Android Blog. Ora possiamo andare a cerchiare praticamente questo che abbiamo scritto. Cerchiamo solo questo, così almeno, ecco. Possiamo fare trasforma in, per esempio, testo. Vabbè, lui ora capisce Arsoi se non Android, ma il concetto è quello. Se scriviamo una cosa un po' più sensata, cioè non più sensata, ma magari più
italiana, anche se il fatto che non riconosca Android è davvero strano. Facciamo scarta, facciamo più. Per esempio, potremmo scrivere, ecco, facciamo così, scriviamo ciao. Così non dovremmo avere alcun tipo di problema. Facciamo trasforma in testo. Vabbè, prende Cina. Ok, dice, direi che io e il nostro non andiamo molto d'accordo. Comunque, detto questo, invece possiamo andare a scrivere tranquillamente anche di qua. Ciao. Ma vedete come il mio tratto, ora magari ero anche scomodo, ma il mio tratto è sicuramente meno preciso. Però vedete invece come in questo caso il mio ciao, nonostante l'abbia scritto un po' così rapidamente, comunque è stato preso. Per esempio, possiamo provare a riscrivere ciao. La sensibilità che c'è però non è la stessa su questo tipo di telefono. Infatti ora mi ha preso lì al posto di ciao. Perché non ha una punta precisa come quella del Note. Eccola. Ha una punta di una penna capacitiva che quindi non ha la stessa precisione. Poi abbiamo invece Skype Calculator che invece non serve neanche uscire con il Note perché praticamente per il Note lo Scribe Calculator sarebbe sempre Les Note che però in questo caso viene utilizzato come un'altra funzione praticamente. In questo caso cambierei anche carattere e metterei il nero. Ok, andrei a fare cancello qua, che ho sbagliato. Per esempio con il Note possiamo fare, non so, integrale che va da A a B. Di f di x in dx posso fare così praticamente e posso dirgli di trasformarlo in formula e quindi passiamo da fx in dx. Ora vabbè non ho preso la b che purtroppo come ho fatto il cerchio ho lasciato un po' fuori. Ora vabbè sbaglia il c e questo non capisce, sono due parentesi, però mi fa in effetti l'integrale. E fondamentalmente se io vado a fare anche per esempio 3 più 2 uguale, ok, l'ho sbagliato io. Facciamo trasforma in formula 3 più 2 uguale. Vabbè, il 5 non mi ci è entrato. Lo aggiungerei qua e mettere 5. Invece, lo Skype Calculator di Alcatel funziona un po' così. Praticamente, in questo caso, andrei a scrivere 3 più 2 uguale. E lui praticamente mi dice 5, quindi fa anche il calcolo. Direi che siamo sui stessi livelli dal punto di vista del software, ma dal punto di vista della praticità e dell'utilizzo della penna, direi che non ci sono paragoni. Alcatel deve fare ancora una grande strada per poter arrivare a competere con un telefono come il Note. Detto questo, chiuderei questo versus non provando però Asphalt. Non provo Asphalt perché Asphalt non è installabile, quindi parlo anche dell'ultimo punto, non è installabile sullo Scribe HD. Purtroppo lo Scribe HD, e allora andiamo anche a vedere, ci arriva con una memoria direi che quasi da denuncia da parte di Alcatel, perché praticamente lo spazio riservato per le applicazioni è di soli 2 giga. Io praticamente non ho installato quasi niente su questo dispositivo e praticamente mi sono rimasto solo 21 mega e veramente non ho installato niente. Purtroppo Asphalt lo faccio partire, ma dopodiché mi si blocca perché dice che non c'è più spazio per andare a installare i dati. Praticamente per questo motivo non lo proviamo e non capisco la scelta di Alcatel di tirar fuori un telefono che ha delle ottime prestazioni su tanti punti di vista, anche delle buone novità sull'uso della penna, può essere un motivo per andare a inserirsi in un mercato dove praticamente per ora è presente solo il Galaxy Note 3 e i precedenti, e invece poi vi mette una memoria di soli 2 giga. Sono rimasto davvero, come dire, senza parole, ecco, veramente senza parole. Vabbè, allora ragazzi, vi ho fatto vedere quali sono più o meno i punti principali a favore e a sfavore dell'altro. Vi ho detto, non vi ho detto invece dei prezzi, siamo sulla differenza di prezzo di, beh, 300 euro e qualcosa, anche di più forse. Lo Scribe HD ormai si trova sui 300 euro, il Note sta sui 700, 6-700, quindi sono 300-400 euro di differenza. A voi la scelta, io forse avete già capito su quale punterei, ma se ho una disponibilità minore di soldi, sicuramente lo Scribe potrebbe essere una piccola, ma direi molto piccola, alternativa all'S Pen del Samsung Galaxy Note 3 e i precedenti. Bene, quindi allora, per Android Blog, Mauro degli Innocenti, direi che è tutto. Alla prossima, ciao!